Ma questo è, io l'ho detto dal primo giorno, abbiamo parlato tante volte, quindi io ho detto alla società, se mi dite che facciamo la promozione, io non ci sono, se mi dite che facciamo il termo, io ci sono con voi. Poi a prescindere da quello che sarà il risultato finale, perché in questo momento parlare di risultati, di vittorie, penso che sia abbastanza ridicolo. Come ho detto pure ai ragazzi, le vittorie non si promettono, si fanno, si ottengono sul campo. È molto difficile perché dobbiamo costruire una squadra da zero, abbiamo tutti contro, giustamente, probabilmente esalta avere il Teramo. Questa è una nuova storia, una nuova pagina del Teramo Calcio. Spero che sia una bella pagina, però bisogna dare il tempo per lavorare. Abbiamo, non lo so, 10 giorni per cercare di costruire una squadra in una categoria che non ho mai fatto, sono sincero, chi sa la mia storia, non l'ho mai fatto, ma ho accettato quando mi è stato detto di fare la Serie D. Ho accettato, come è stato detto che era eccellenza, ho accettato, mi è stato detto anche che c'era possibilità della prima categoria e io non mi sono tirato indietro. Io ho detto se voi mi dite che facciamo il Teramo Calcio, io ci sono. Se mi dite che facciamo una squadra di Teramo, io non ci sono, ci sono tante altre persone che sicuramente potrebbero farlo anche meglio. Dove giocherà il Teramo dovrete chiederlo agli enti preposti, non al sottoscritto. Noi sappiamo che abbiamo avuto difficoltà anche per chiedere un campo a disposizione perché abbiamo la fortuna. E ribadisco, sottolineo la fortuna di avere una tifoseria importante, forse delusa, forse arrabbiata, però il calcio è questo, quindi bisogna avere la forza di ripartire perché il Teramo per me deve giocare a Teramo. Non so se sarà un giorno il vecchio comunale, non ho i soldi per aggiustarlo io, quindi non potrò farlo, non so se sarà il Bonolis, qualsiasi campo sia, però non sarebbe il Teramo, questo è certo. Ma questo è stato più che una fortuna, ma non è stata una fortuna perché non è che li ho trovati per strada Speranza e Pepe. I ragazzi mi hanno aspettato per 25 giorni, hanno rifiutato tutte le squadre perché volevano il Teramo, a prescindere dalla categoria. Me l'hanno sempre detto, è ovvio che non sono giocatori per questa categoria, forse faranno pure più fatica in questa categoria visto che non sono neanche abituati, però deve essere un vanto per Teramo avere questi due ragazzi che hanno sposato il progetto. Fare una squadra in promozione il 5 settembre, io sento tante persone che dicono, vabbè, ma sia a Teramo, che ci vuole? Lo so, perché lunedì sono tutti bravi, ve lo dico apertamente, ve lo dico adesso così non ve lo dico durante l'anno. I lunedì sono tutti bravi a fare le squadre, a fare le formazioni, a fare gol, a fare tutto, a gestire le società. Il problema è farlo durante la settimana.